Sergio Gimigliano. Racconta un po', tira un po' le somme, anche se il tutto deve ancora partire, però siamo partiti bene, insomma. Spero di non aver mai deluso le aspettative, anche se è difficile, perché insomma poi la musica è talmente soggettiva che è difficile soddisfare qualsiasi gusto, però spero di aver soddisfatto le aspettative per quel che riguarda invece l'organizzazione del festival. Con Francesca, insomma, sin dall'inizio abbiamo cercato di dare sempre un senso etico ed estetico a quello che facevamo e che facciamo, con grande senso di responsabilità verso un po' tutti gli attori del Peperoncino Jazz Festival, a partire dagli artisti, ospiti, dai partner istituzionali, dai partner privati che ci sostengono, ma soprattutto un senso di responsabilità e di rispetto verso il pubblico, che poi insomma è il vero fruitore dell'evento. Questa bellezza è volata anche a New York, non dimentichiamo, insomma c'è stato questo connubio, questo sposalizio con un grande personaggio, peraltro insomma so che siete anche molto amici con un quarto director, chiamiamolo così, John Patitucci. Hai la facoltà adesso di portare anche un po' di Calabria anche in America. Anche, è vero. Com'è stata l'esperienza? È un'esperienza bellissima, diciamo difficile, perché a questo primo Peperoncino Jazz Festival New York Session, perché così si chiama, ed è un evento nell'evento, cioè è una sorta di apertura del festival estivo. Sì, l'abbiamo fatto a maggio a Manhattan. Anche lì siamo stati itineranti, proprio perché non farci mancare nulla, insomma, cercare di renderci la vita difficile. Anche lì itineranti, abbiamo toccato 5 diverse location, sia istituzionali che private, sia diciamo italiane che americane, quindi il consolato italiano, l'Istituto Italiano di Cultura, ma anche per esempio la Casa Zerilli Marimò, che è una casa di cultura italiana di proprietà della New York University, quindi promuove la lingua italiana, la letteratura italiana, ma fa parte della New York University proprio di New York, e quindi è una struttura proprio newyorkese a tutti gli effetti, così come il Jazz Club, il più famoso, forse il più famoso no, perché noi conosciamo il Blue Note, perché forse c'è anche in Italia, ma il più diciamo prestigioso per gli artisti, insomma, è il Birdland, che ha aperto nel 1946, è aperto con Charlie Parker. Il giorno dopo ha suonato Duke Ellington, e il giorno dopo ancora Hank Mobley, insomma, è proprio la storia. Quindi, quando entri lì, dalla bellezza. La sensazione veramente della bellezza che riguarda questo genere qui. E aver avuto successo in questi luoghi, quindi non nei luoghi vicini a noi, quindi le istituzioni italiane, ma nei luoghi newyorkesi. Ed è questo il plauso che mi fece il console italiano lì. Ho detto, tu sei stato bravo, perché non sei... Sì, fare il concerto da noi, ok, bello. Non è facile. Non è facile, ma rimane comunque una cosa italiana in un luogo italiano. Il fatto che voi avete fatto 4 concerti a doppio set al Birdland, tra l'altro in coproduzione col titolare del Birdland, quindi non era una... non abbiamo fittato, come fanno molti, il Jazz Club. Abbiamo rischiato con il suo proprietario, perché ha creduto in noi, e tra l'altro abbiamo già rinnovato le date per l'anno prossimo, e lui vuole fare invece di 4 già 5 date, ed è data da lui questa proposta di allungare l'evento, così come anche il direttore della New York University vorrà fare 2 date invece che una. Quindi insomma evidentemente la cosa è piaciuta, ma è piaciuto non per ciò che riguarda diciamo, l'evento concertistico in sé. Lì ci sono concerti di jazz ogni giorno, ce ne sono forse una cinquantina solo a Manhattan, nei vari club, nelle varie strutture. Ma è piaciuto il modo in cui si è organizzato l'evento, che è il modo made in Italy, cioè la nostra italianità si è sentita, il pubblico l'ha avvertita, come l'hanno avvertita i nostri partner, proprio perché noi italiani siamo bravi in questo, cioè nei dettagli, nelle sfumature, nel non dare nulla per scontato, quindi nelle degustazioni naturalmente di vini, sì, di prodotti tipici calabresi che abbiamo offerto al pubblico. Lì non ti offre nulla nessuno, assolutamente. Quindi già questo fatto di
offrire vino di qualità, dei prodotti di qualità nel dopo concerto, cioè, mi ha sorpreso il cuore assolutamente. Tant'è vero che a fine concerti tutta l'audience delle serate mi veniva a ringraziare, non perché mi conoscesse, perché magari mi ha visto presentare il concerto, quindi ha collegato all'organizzazione, e ci veniva a ringraziare e a chiedere informazioni sulla Calabria, che assolutamente non conosco. Cioè, la Calabria è una parola che non esiste a New York, se non tra le associazioni italiane e quant'altro, ma i newyorkesi non conoscono per nulla la Calabria. E noi, parlando di Calabria, facendo vedere dei video prima e dopo i concerti e facendo degustare questi prodotti nostri, vini e prodotti tipici, li abbiamo incuriositi. Tant'è vero che ora, siccome abbiamo raccolto una mailing list, questi ospiti mi stanno tartassando per sapere: ma vorremmo venire, ci consigli il periodo, ci consigli la zona, ci consigli tante cose. Quindi già per 11 semplici concerti già si sta muovendo un'economia turistica, anche un gemellaggio, gemellaggio, uno scambio di cultura interculturale, che è una cosa importante. Ma ci sono margini enormi, cioè bisogna solo trovare la breccia, ma veramente per noi c'è ancora tutto da fare. E mi piace ripetere sempre, ma la ripeto a me stesso spesso, una frase di Oscar Farinetti, che è il patron di Italy, lo store, insomma, sì, che promuove il cibo italiano nel mondo, e che lì a New York ha un successo incredibile. Tant'è vero che ci sono due store Italy enormi e sono sempre pieni, e lui dice questa cosa qua: detto, il più rimane da fare, per questo il futuro è meraviglioso. E che è un concetto che va bene, diciamo, potrebbe andare bene sempre, ma per noi calabresi calza proprio alla meraviglia, perché noi siamo ancora all'anno zero, cioè abbiamo tutto da costruire, che può essere una negatività da un punto di vista, diciamo così, istintivo, e invece secondo me è una positività, perché noi veramente abbiamo margini di crescita infiniti. Dobbiamo solo credere in noi stessi e non continuare a piangerci addosso, la solita lamentele. Invece abbiamo un potenziale enorme e non lo sappiamo, o quantomeno, diciamo, lo diamo per scontato e non diamo grande valore. Invece il vero valore è questo: la nostra identità, la nostra bellezza, la nostra cultura, la nostra tradizione, il nostro vino, il nostro cibo, i nostri paesaggi, sono cose che gli americani adorano. In compagnia di una giornalista, sto parlando di Francesca Panebianco, esordiamo così: dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, come dicevo poc'anzi a Sergio Gimigliano. Dietro un grande uomo c'è sempre una grande passione condivisa, credo, nel nostro caso, e quindi forse è quello che fa la differenza e che fa sì che anche i tanti sacrifici che ci sono dietro l'organizzazione di un evento si affrontino con energia, con il sorriso, con entusiasmo, quindi alla fine pesano di meno e si riesce ad andare avanti insieme meglio. Peraltro tu sei anche una super mamma, perché in questi 18 anni ovviamente sei stata anche sei tuttora un pilastro del Peperoncino Jazz Festival, l'addetta stampa, quindi quella che lavora forse un po' più degli altri, perché per preparare un evento ovviamente non si fa con uno schiocco di dita, però sei anche mamma, sei anche donna di casa, come fai a far tutto? Di solito dice: ma come fa a far tutto? Ma dai, quello che dicevamo prima è proprio questo, che la grande grande fortuna, e credo che poi alla fine sia magari una fortuna che caratterizza anche te, che facciamo lavori che amiamo, che abbiamo scelto, quindi alla fine li si fa con entusiasmo e quindi ci pesano meno. Ecco, se lo dico sempre, io magari sono laureata in giurisprudenza, no? Allora dici, i posti quelli tipici, no? Lavorare in banca, lavorare in una società di questo, di quello, o la stessa avvocatura, cioè sono lavori che mi sarebbero pesati molto di più. Invece alla fine magari ho avuto il coraggio di seguire la mia passione, che poi alla fine sono sempre delle scommesse che non sai come vanno a finire, no? Devi avere il coraggio per intraprendere delle strade. Sono stata premiata, sono stata fortunata, ho incontrato, come dicevamo, insomma, una persona che condivide con me questa visione della vita, e quindi alla fine il sacrificio c'è, inutile dirlo, tu sei una cantante, nello stesso tempo sei una mamma, quindi sai cosa vuol dire conciliare i due ruoli. Però ripeto, se cantando stai bene, sei felice, alla fine
è più facile. Mi trovo in compagnia della bellissima e bravissima Elisa Brown, proprio qui alla conferenza stampa appena terminata del Peperoncino Jazz Festival, che ha visto la partecipazione di numerosi personaggi della cultura calabrese, dalla gastronomia alla musica, e appunto qui con me ho una magica voce. Oh, sei troppo buona! Elisa Brown. Sei Elisa Brown, sì. Peraltro sei reduce da un bellissimo lavoro discografico che sta riscuotendo un grandissimo successo. Il disco si chiama Eros, che è stato proprio edito dalla Picanto Records, che è l'etichetta che segue anche il Peperoncino Jazz Festival. E niente, siamo qui dopo un bel viaggio a New York, dove abbiamo vissuto un'esperienza magica con una comunità che vive il gospel. Noi, no, da buoni fruitori del gospel, della musica gospel, non ci siamo fatti mancare questa bellissima esperienza. E abbiamo questi nuovi progetti. Poi il 3 agosto per il Peperoncino Jazz Festival sarò a Roseto Capospulico in versione intima, in duo, piano e voce. Racconteremo un po' la storia del jazz, del blues, e faremo anche un piccolo tributo ad Aretha Franklin.